Ciao Vivians, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare a parlare voglio farvi vedere le creazioni stupende che mi ha inviato una ragazza. La trovate su Instagram come gnomade, vi lascio poi il link qua sotto per andare a stalkerarla ovunque. Mi ha inviato questa collana stupenda, questo bracciale. Lei fa creazioni con la resina, con la bigiotteria, sono curate anche nei minimi particolari. Cioè lei dietro a questa collana ha anche messo un pezzo di feltro, sì, di feltro, per far sì che non si annerisca. Lei cura anche le scatole, cioè anche il packaging o packaging è curato benissimo. Cioè guardate, ha messo anche i nastri intorno. Quando mi sono arrivate in queste scatoline adorabili ero così, quando poi ho aperto ho visto le cose, cioè spettacolo. L'ultima cosa che vi faccio vedere è questo portachiavi bellissimo. I materiali poi sono, cioè sembrano ottimi, sono anche pesantucci, cioè questa chiave non è leggera, non è tipo vuota come alcune cose di bigiotteria che sono leggerissime, no, questa è bella bella tosta. E anche il moschettone mi ha inviato. E quindi niente, se volete farvi un regalo o fare un regalo e vi piacciono i gioielli artigianali, contattatela perché fa delle cose molto belle e curate con buoni materiali, ci mette veramente impegno e passione in quello che fa. Vi lascio i link in descrizione. E adesso iniziamo a parlare del tema principale di questo video, che sono i sogni, cioè che è un sogno che ho fatto, uno dei miei soliti strani sogni. Per chi mi conosce di più avrà già visto qualche video, e questo è un video così, chiacchiereccio, diverso dal solito. E questa volta ho fatto un sogno veramente spettacolare, mi è piaciuto un sacco. Ero ancora a casa dei miei, nella mia cameretta, e guardavo dalla finestra. In camera mia c'è questa finestra che dà sul balcone, quindi c'è porta finestra, e invece di essere al terzo piano come casa dei miei ero a piano terra, quindi vedevo proprio fuori la strada e pioveva, e c'era questa signora che faceva delle cose strane. Camminava in mezzo alla strada mentre pioveva e faceva delle mosse strane, buffissima, cioè camminava tipo gambero, ballicchiava mentre scendeva la pioggia e le macchine mi passavano vicino così, e io la guardavo stranita. A un certo punto mi ha notato e mi ha salutato, io ho salutato lei e pensavo fosse finita qui. Invece questa donna avrà avuto una cinquantina d'anni, mi ha invitato a casa sua a prendere un caffè e io ho accettato, anche se avevo paura che fosse malintenzionata e che in casa sua qualcuno mi aspettasse per farmi del male. Però non so perché volevo andarci, ho detto ai miei che ci sarei andata e sono andata a casa sua. E poi diciamo che le mie brutte sensazioni si sono avverate, ma in un modo strano, perché praticamente non riuscivo più a uscire da questa casa, lei mi aveva imprigionato dentro, poi a un certo punto è spuntato un ragazzino che era il mio fratellino praticamente, che non ho mai avuto, io sono figlia unica, e quindi insieme a lui tentavamo di scappare, ma eravamo in un'altra dimensione. Ero in quest'altra dimensione, in questo mondo parallelo, fantastico, con dei colori vivaci, tutti strani. Cioè io ero tipo dentro in casa, ma la casa poteva anche cambiare a seconda di come volevo io, cambiando, girando una manopola. Cioè cambiavano l'arredamento, cambiavano i colori, così. E solo che io volevo tornare a casa. E la cosa più bella del sogno è stata i portali per cambiare dimensione. Praticamente casa mia si trovava in uno di questi mondi paralleli, ma per raggiungerli dovevi attraversare un portale, e i portali erano dei jeans. Sì, avete capito bene, dei jeans. In pratica tu aprivi la zip di sti pantaloni, di sti jeans, ci mettevi la testa dentro e attraversavi con la testa il portale e arrivavi in un altro mondo. Quindi poi, boh, se entravi tu
porta e praticamente attraverso il portale arriviamo in quest'altra dimensione. Fantastico. Quindi provo un po' di portali, cioè un po' di giri con la testa per cercare casa mia. E così fa anche sto mio fratellino. Poi a un certo punto la troviamo su uno dei jeans appesi, tipo in alto, e stiamo per attraversare il portale quando lei ci scopre e ci impedisce di attraversarlo. Quindi ritorniamo in questa casa e siamo lì che continuiamo a cercare. Poi a me viene in mente di provare ancora a guardare in alto, a trovare un portale in alto, perché prima avevo trovato in alto il portale per casa mia. Guardo in alto e c'era una presa d'aria, tipo, e tipo, sì, una cosa tipo aria, sì, presa d'aria, no? Una botola in alto, una grata, così. Allora la tolgo, ci infilo la testa e infatti tipo arrivo a casa mia. Poi il sogno finisce così e mi sveglio. E niente, però c'è la figata dei portali nei jeans, era troppo bella, veramente, non so da dove cavolo mi sia uscita. E niente, vi lascio a voi con la libera interpretazione di questo sogno strampalato, come al solito. E niente, vi saluto al prossimo video, ciao!